Venire in giardino stamani. Non mi andava di stare chiuso in casa. Cosa ti è successo? Niente. Fa firma te. È uno di quei. Senta, sì? Sia gentile, mi è caduto l'accendino e non riesco a trovarlo. Può venire, per favore? Sì, signore. Eccolo. Attenta a quello che fai. Tira fuori i soldi e non ti succederà niente. Ti è andata male questa volta, furbone. Posala. Alza lentamente le mani. Signora, lei chiami la polizia. Lascia il telefono. Conosci, non ci conosci, non sai chi siamo. E per adesso ti va bene così. Ho portato quanto mi avete chiesto. Un momento. Le negative. Qui ci sono le tue negative. Che vi prende? I patti non erano questi. Ho portato i soldi, dovete darmi quello che mi spetta. Sta tranquilla, avrai quello che ti spetta. Ci siamo recati al parco della Pellerina, dal lato di via Cossa, e abbiamo trovato il cadavere di una giovane donna. A quanto risulta è stata uccisa con alcune pugnalate al ventre. Dai documenti risulta trattarsi di una certa Marta Serafini, sposata al dottor Guido Borletti.
Il commissario Leoni chiede che una volante si rechi al 28 di via Chiesa della Salute a prelevare il dottor Borletti. Auto 9, ricevuto messaggio. Procediamo per richiesto prelievo, dottor Borletti. Certo che, come notata, non c'è male. Prima il cinema, poi la donna della pellerina. Crede che siano dei professionisti? Chi? Quelli della rapina del cinema. Era combinata bene. Ma il fatto che abbiano sparato con tanta facilità fa pensare a dei principianti. Per certa gente ci vorrebbe chi penso io. Frizieri, non dire cazzate. Non siamo più nel Far West. E i giustizieri non sono più di moda. Poi allora potevano essere ancora giustificati, perché non c'era la legge. Sarà come dice lei. Ma da quando è spuntato questa specie di giustiziere, come lo hanno chiamato i giornali, c'è stato un certo Repulisti. Non è d'accordo? Eh sì, è vero. Ma non per questo si può tollerare una cosa del genere, caro Frizieri. Ti immagini se tutti facessero così? Tanto per cominciare io e te saremmo a spasso. Dai, spostiamoci e vediamo se troviamo un caffè aperto, va? Tutte le sere la stessa storia. O non avete altro Ciao, posto Daniele. Dove andare a rompere le scatole? Sempre in giro, eh? Ma guarda tu! Ma è quello che serve. Che un po' di mignotte e qualche pappone, guarda. Cercare delinquenti, ma dico io. Vieni un po' qui, vieni un po' qui. La brigadiere stava andando a lavorare. Mani pulite, senza caldo, tappa sì. I gabardini, sì. Eh? Sì. Faccia da Gargagnano. Ma se lavora in un'officina, un brigadiere, me la sa seguire, no? Me la sa andare. Portati via, vai, vai, vai con lui, vai. Amico tuo, eh? Da tanto tempo. Zebra 27, qui centrale. Qui Zebra 27, avanti. Segnalazioni su Franco Solari? Niente da segnalare.
Cretina, guarda dove vai, un'altra volta ti metto sotto. Hai visto il giornale di oggi? No, perché? Non la riconosci? Mi sembra quella che era con noi quel giorno. Sì, è lei. E ora è morta. Pensi sia stata uccisa da loro? Perché? Tu no. Senti, io non me la sento di continuare. Ma perché? Per quella Marta? Se le è capitato, è segno che se l'è voluto. Ma come fai a parlare così? E tu? Che cos'hai poi da lamentarti? Non sei sempre stata d'accordo? Hai anche imparato a parlare come loro. Se sono dentro a tutto questo, devo ringraziare te. Comunque voglio che tu per prima sappia che non voglio più avere a che fare con loro. Voglio uscirne finché sono in tempo. Ma sei impazzita? Vuoi fare la stessa fine? È pericoloso. Quella è gente che non scherza. Ehi, voi due, avete finito di contarvela? Aspettiamo voi. Veniamo. Ne parliamo più tardi. È inutile, tanto non cambio idea. Sei rapine, 10 aggressioni e in più 4 omicidi, 2 dei quali poi hanno l'aria di esecuzioni vere e proprie. Certo, non c'è da stare allegri. E poi c'è chi sostiene ancora che non è vero che Torino è diventata la capitale della criminalità italiana. Signori, voglio da voi dei risultati il più presto possibile e soprattutto da lei, Moretti, che mi aspetto grandi cose. Richiamo la vostra attenzione sul caso del francese. Come ricorderete, Pier Simonì era stato costretto a lasciare la città quando la banda dei marsigliesi fu estromessa dal giro. Tornando a Torino, Simonì rischiava la morte. Era stato minacciato. Ma, a quanto pare, non aveva preso sul serio le minacce. E noi ora ci troviamo una rogna in più. Forse Simonì pensava di essere stato dimenticato. Colasanti, dovresti sapere che quelli del clan non minacciano mai a vuoto. E doveva saperlo anche Simonì. Se per 2 anni non si è fatto vivo, e quando decide di tornare lo fa di nascosto. Piuttosto sarebbe interessante sapere perché ha rischiato la vita. Credi ad un eventuale reinserimento dei francesi in città? È possibile. Sento odore di droga. Non dimentichiamoci che qui a Torino più di una volta si è concentrato gran parte del traffico di droga pesante. E per quello che riguarda Franco Solari? È stata una esecuzione della mala. Punto e basta. Non voglio sentir parlare di giustiziere, chiaro? Moretti è incaricato del caso del francese e questo caso deve avere la precedenza assoluta. Signori, sono in attesa dei risultati e che siano positivi.
Qui centrale operativa, rapina Big Market. Beta 7 Savona 2, convergere verso quadrante 8. Beta 7 ricevuto, vai. Savona 2, portarsi su corso Grosseto. Come sta andando? Bene. Leggi cosa scrivono di noi sui giornali. Ah. Sì, mi sembra giusto. Rosy? Scusa un attimo. Autobanditi si schianta contro distributore che esplode. Tragico bilancio. 6 morti. Sono loro. Che brutta fine. In fondo gli sta bene. Non mi hanno più voluto con loro. Sì, d'accordo. Mandate 2 fonogrammi immediatamente. Sì. Sì, sì. Fate in modo che i parenti possano essere a Torino al più presto possibile. Sì, solita prassi. Allora va bene, conto su di voi. Arrivederci. Erano quelli del cinema? Sì, sono stati riconosciuti. Come sia stato possibile, solo Dio lo sa. Ho saputo degli agenti e del passante.
Non me ne parlare. Ci è costata cara la mattinata. Calleri, il proprietario del negozio, più due uomini all'ospedale. Ma erano in tre su quell'auto. Il quarto che fine ha fatto? Beccheremo anche quello, vedrai. Se è incensurato sarà difficile scovarlo. Ci sono delle novità sul francese? No, per il momento ancora niente. Stiamo facendo i soliti controlli, vediamo tanta gente, ma... rompendo le scatole alla mala vedrai che qualche cosa salterà fuori. Se lo dici tu, sarà certamente così. Sono anni ormai che lavoriamo insieme e fino ad oggi sei sempre riuscito a mantenere tutte le promesse. Il tuo stato di servizio è un esempio per tutti noi. In tutta la tua carriera c'è forse un solo neo che oscura la tua gloria. Sai a chi alludo, eh? Sì, a quel figlio di puttana del giustiziere. Ci mancava anche la stampa a ricamarci sopra, ma lasciamo perdere. Sì, hai ragione. Poi fra queste mura non lo si può nominare. Il capo non vuole. Questa sera sono di riposo, ma se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Però cerca di farne a meno, eh? Ciao. Senti una cosa, se il dottor Borletti è già arrivato, fallo passare. Certo. Dottor Borletti, prego. Prego, dottore, si accomodi. Buongiorno, commissario. Non vuoi pensarci ancora un po'? Se oggi non te la senti, posso dire che non stai bene. È inutile mettere tempo in mezzo. Quando li vedi oggi direi che voglio incontrare qualcuno di loro. Io aspetterò al solito posto. Come vuoi, a volte sei più testarda di un asino. Io francamente ho paura di quella gente. Di piuttosto che quei signori ti fanno comodo. E tutte e due sappiamo perché. Pronto? Sì, sono io. Borletti, avvocato. Sì, certo, ne esco proprio ora. Tutto bene, ho fatto come mi avete chiesto. Bravo, Borletti. Come le ho già spiegato, trovo inutile gettare altre ombre su tutta la storia. Niente e nessuno può ridare la vita a sua moglie. Ma lei non crede che avrei dovuto parlare almeno del grosso prelievo in banca? No. Sarebbero arrivati ad affrettate conclusioni. Io penso alla sua carriera. Ma io voglio che il suo assassino la paghi. Questo lo vogliamo tutti, ma potrebbe anche non avvenire. E allora non trova inutile rischiare? Borletti, dia retta a me. È per il suo avvenire. Sì, certo, avvocato. E grazie. Questo è tuo padre che ancora una volta dirà che farà tardi. Sì? Non sarà facile. Ah, ciao Elena, come va? No? Maria è qui? È una questione delicata. Sì, è rientrata da più di due ore. Aspetta, domando. Da tempo si parlava di... A che ora vi siete lasciate tu e Sandro? Saranno state le 5. Dice che si sono lasciate alle 5. Va bene? D'accordo. Ciao. Pare che Sandra non sia ancora rientrata. E naturalmente Elena comincia a stare in pensiero, capirai. Sì!
Ciao, Lucia, come stai? Ciao, Ugo, sono contenta di vederti. No, un momento. Adesso che ci penso non sono affatto contento. Se sei qui è perché hai bisogno di lui, vero? Sì, è così, non volermene, ma sai, Sarti si è ammalato e allora... E allora chi ci rimette sono sempre io. Non puoi dire che non l'hai trovato. No. No, Prima il servizio, poi l'allenamento, poi ancora il servizio. Il nostro ormai è un amore platonico e lo facciamo solo per telefono. Sapete che cosa vi dico? Andate a quel paese tutti e due. Hanno trovato una ragazza uccisa alle Vallette. Hanno bisogno di noi. Faccio una doccia e arrivo, Lucia Alber. Se n'è andata, dandoci un indirizzo prezioso. Commissario. Allora, cosa mi racconti? Un agente di custodia stava facendo il giro di controllo prima della chiusura e ha scoperto il corpo della ragazza. Ciao, Maurizio. Ciao. Brutto affare. Già, sempre così quando ci si vede. Che mi dici? È stata strangolata con un fil di ferro e in più violentata. Sai come la penso. Ma in casi come questo non vorrei che fossimo noi a prenderlo, quel bastardo. Voglio dire, chiunque sia stato merita una morte peggiore di questa. Dottore, non devi parlare così. Dici? Ho una figlia della sua stessa età. Rientri di già. Fate sciopero questa notte? Credevo fossi già a dormire. Infatti, sono una stupida ad aspettarti. Sei stupida perché mi vuoi bene? Dai, lo sai com'è il mio lavoro. Non litighiamo proprio stasera. Ho bisogno di te. Scusami, amore. Sono stata dura con te. Saliamo, mi racconterai tutto. Ormai dovrei essere abituato. Invece, se tu l'avessi vista... Non più di 17 anni. Ti assicuro che se riesco a mettere le mani su chi l'ha uccisa... Smettila, cerca di non pensarci. Io ti amo. Lo so, amore. E so anche che ti costa molto. Tu odi il mio lavoro. E ti giuro che qualche volta anch'io. All'inizio hai tutta un'altra idea di come dovrebbe essere. Poi, quando ti rendi conto della realtà, è troppo tardi. Sì, lo so. Tu mi dici di smettere, ma... Ma che faccio? L'assicuratore, il piazzista? E ricominciare tutto da capo? No, non me la sento. E d'altra parte mi dispiace di sentire quello che sento. Io invece sono contenta. Contenta? Perché? Perché questo prova che ancora non ti sei completamente incallito. E spero che non succederà mai. Eccolo. Dietro. No, a loro pensiamo dopo. So chi sono. Si è fatto male. Ma io ho visto tutto, dei delinquenti, veramente che dei delinquenti. Che schifo.
Signor Perret, sono veramente mortificato. È ferito? No, è solo una botta e un po' di mal di testa. Venga, telefoniamo al commissariato. Vediamo quello che si può fare per la sua borsa. No, grazie. Direttore, credo che tutto questo sarà solo una perdita di tempo. Inoltre, non posso rimandare la mia partenza per nessun motivo. Comunque, io la ringrazio della sua premura. Arrivederci. Dovere, signor Perret. E faccia buon viaggio. Arrivederci. Dove, signore? All'Aereo Club, grazie. Buongiorno, signor Perret. Come mai senza bagagli questa volta? Purtroppo, ma in volo le spiegherò. Andiamo. -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. Ora. E ora pensiamo a quei due. Jean Perrin e Pierre Simonin in qualche modo cercavano un po' di spazio al sole a Torino, ma a quanto pare per conto loro, visto che la polizia francese ci ha confermato che il gruppo a cui appartenevano si è sciolto più di un anno fa. Questo però non toglie che possono averlo ricostruito magari con altri elementi. È lei, caro Moretti, che deve rispondere a tutti questi interrogativi. Da quanto era a Torino? Dov'era alloggiato? Lei non ci crederà, ma Perrin era alloggiato semplicemente in un albergo della città già da 4 giorni. Ah, questa poi. Qualcuno certo ballerà per questo, per Dio. Avanti! Scusate, c'è il direttore dell'albergo. Ho pensato fosse bene che lo sentisse anche lei. Ha fatto bene. Lo faccia entrare. Signori, buongiorno. S'accomodi, signor Carilli. Che cosa ci può dire su Perrin? Ma come? Ha fatto la denuncia. Mi ha detto che aveva premura di partire. Di che denuncia parla? Non sei tu che ti sei occupato mesi fa di uno scippo fatto da due fratelli con una grossa moto? Uno dei due aveva la barba. Sì, furono rilasciati perché non c'erano prove a carico. Non mi interessa questo, voglio nomi e indirizzo, subito. Aprite! Polizia! Siete fuori. Sappiamo che siete in casa. Forza, ragazzi. Da questa parte, commissario. Vacca boia. Sono loro, Daniele. Purtroppo. Qualcuno ci ha preceduti. Voi date un'occhiata al resto della casa, tu chiama la squadra. Date un'occhiata in giro. Bisogna cercare una 24 ore marrone. Si saranno resi conto di quello che avevano per le mani? Credi sia droga? Forse sì. Vieni un po' qua. Mi è tutta l'aria. Ora credo di sapere come sono andate le cose. Qualcuno di quei signori che stiamo cercando stava seguendo Perrin e ha visto quei due fare lo ship. Ehi, guarda un po' qua.
diavolo. Avete finito di rompere i coglioni, tu e quello stronzo di Moretti. Dagli questo da parte mia. E questo da parte mia. Non è possibile. Ma siete sicuri che non siano un fotomontaggio? Si convinca, sono veri. Sapete, oltre ad addolorarmi, queste foto mi sorprendono. Conoscevo bene mia moglie. E la si poteva definire una donna frigida nel vero senso della parola. Ma non dovete dimenticare, come già vi ho detto prima, che in tutta questa storia c'entra la droga. E voi, come medico, meglio di chiunque altro, conoscete gli effetti che può provocare. Piuttosto, ditemi, perché non mi avete parlato dei soldi prelevati da vostra moglie il giorno della sua morte? Come avete saputo? Non importa. Non li avevo collegati alla sua morte. Evidentemente vostra moglie veniva ricattata. E proprio per quelle foto. Perché non ne avete parlato? La morte di Marta mi aveva sconvolto. E poi ho seguito il consiglio del mio avvocato. Ah, bell'avvocato. Voglio conoscerlo subito. Non arrivate a conclusioni affrettate. Conosco da anni il mio avvocato. Siamo amici da vecchia data. E se ha agito così, è stato per evitarmi altri dispiaceri. Sarà come dite voi. Ma certamente ci ha impedito di arrivare prima a tutto questo. E state certo che me ne dovrà rispondere. Pronto? Per un momento ho pensato che non volessi rispondere. No, no, sono entrata solo adesso. Hai visto che cosa è capitato alla piccola? Sì. Se non vuoi che ti capiti qualcosa, comportati bene. Ci guadagni anche tu.
E inoltre potrai sempre contare sulla tua piccola dose. Capito? Sì, certo. Quel figlio di puttana di avvocato. Mi sarebbe piaciuto fargli passare 5 brutti minuti. A proposito di avvocato, mi ha telefonato Loretta. Dice che deve vederti per farti firmare alcune carte. Può mandarle al mio legale, lo paga apposta. Lei vuole vedere te, testone. Balla che conti tu. Poi non ho tempo oggi. Sì, che ce l'hai. Possiamo fare così, guarda. Tu fai il giro e io passo a prenderla. Dovrai pur mangiare, no? Oggi farai uno sforzo, mangerai con lei. Senti, Cupido, quando penserai ai fatti tuoi sarà sempre troppo tardi. E adesso facciamo un salto in centro, voglio sapere le ultime novità. Ecco lei. Buongiorno, grazie. Prego. Un crodino e una malaverna. Un crodino e una malaverna. Allora? Sembra che questa sera ci sarà una riunione di capoccioni. Credi sia per la questione dei francesi? Lo spero bene. Gli abbiamo reso la vita difficile. Qualcosa dovrà pur succedere. A proposito, tu... a che punto sei con la ragazzina? Walter, il fratello di Sandra, è convinto che quella compagna di scuola, come si chiama, Maria, deve sapere molto di più di quello che ha detto all'inchiesta. Bisognerebbe disporre un servizio di pedinamento, anche perché per ora non abbiamo altre piste. Ciao, Daniel. Allora? Come? Come te la passi, Ugo? Me l'hai già chiesto prima. Scusa, mi ripeto. Tra di noi è sempre stato difficile parlare. Si vede che non avevamo niente da dire. Non è vero. Non è stato sempre così. Se le cose sono cambiate, non è stato per colpa mia. Non ricominciamo. Non voglio litigare con te. Non hai proprio saputo perdonarmi, eh? Non ho potuto perdonarti. È diverso. E tu sai perché. Quando l'ho conosciuto non sapevo che fosse un delinquente. Ci hai pensato tu a scoprirlo. È il mio mestiere. Il tuo mestiere, il tuo mestiere. Te l'ho sentito dire almeno 100.000 volte. Ma non è solo per il tuo mestiere che l'hai ucciso. Scusami, non volevo dire. Non arrabbiarti, ti prego. Daniele ti è molto amico, lui ci vede ancora insieme. Se solo potessi dividerti, bada, ho detto dividerti con il tuo lavoro, io sarei già contenta.
ci stiamo a raccontare stupidaggine. La polizia ha visto giusto, una volta tanto. E quei francesi stavano cercando di farci fessi. D'accordo, d'accordo, qualcuno li ha fermati. Ma chi? Mi domando io. E perché poi? Don Nicola, ma come potete pensare che non ne sappiamo qualche cosa? Io non voglio accusare nessuno. Almeno per mo. Ma dovete convenire con me che se i francesi non avessero avuto degli appoggi in città, non si sarebbero mai azzardati a tornare. E voi sapete bene perché. La sola spiegazione è che qualcun altro fuori del nostro giro li ha aiutati. E chi si sarebbe azzardato? Voglio saperlo. E al più presto. Parliamoci chiaro. Noi ci siamo divisi la città in pieno accordo. E dal giorno che abbiamo allontanato i francesi e i tunisini, le cose sono andate lisce. Non ci siamo mai pestati i piedi. E credo, per il bene di tutti, che nessuno voglia incominciare ora. Le nostre attività sono disturbate dalla polizia, proprio per questa faccenda. Bisogna che questo casino finisca, e al più presto possibile. Buonanotte, Don Nicola. State buoni. Sti figli di puttana. Se stanno cercando di farmi fesso, li faccio fuori tutti quanti. Spero che vi stiate sbagliando, Don Nicola. Una guerra tra di noi non ci vuole. Faremmo il gioco della polizia. E che non lo so. Ma va, portami a casa. Ti prego, cerca di capire. È il mio lavoro, è una cosa importante. Va bene. D'accordo, non parliamone più. Che ci fai qui? Cercavo te. Come stai, commissario? O ti devo chiamare giustiziere? Sta zitto, bastardo. Mi occuperò anche di te. Lo sai, è da molto tempo che mi domando perché non l'hai già fatto. Tu sai chi sono. Cosa faccio? E poi invece ho pensato, non lo può fare perché il clan mi protegge, non può farmi niente nessuno, è tutto. Non sarà sempre così, l'aspetterò. Prima o poi non avranno più bisogno di te. Sai cosa penso? In fondo il mio è come un lavoro un po' particolare. Ma tu cosa ci guadagni? Nemmeno la fama. Perché naturalmente nessuno deve sapere. Un vero peccato. Tu ti illudi se credi di comportarti da eroe. Sai perché? Tu non sei un eroe. Tu sei un bastardo. Più di me. Questa è la sola ragione. È tutto qui? No. Tu cerchi lo scontro. E voglio dirti che anch'io non aspetto altro. Forse non aspetterai molto quel giorno. Davvero? Mi deciderò prima a cercarti. Come vuoi, ma non sarà facile sorprendermi. Capiterà l'occasione. Stai tranquillo. Thank you.
Sergio Donati. Salve, commissario. Cercava me, per caso? Sai chi sono? Certo. Non si ricorda di me? Beh, ero più ragazzino quando ci siamo conosciuti a casa di mio padre. Ora pagherai per la morte del direttore del cinema Ideal. No! No! Sì? Un momento. Vogliono te. Sì? Va bene. Sì, vengo subito. Che cazzo ci fai in giro a quest'ora? Non sei mica di servizio. Che ci vuoi fare? Mi hanno buttato giù dal letto. Che cavolo di mestiere. È successa una cosa curiosa. Hanno ucciso il quarto rapinatore del cinema, un certo Donati, ma non è morto subito. E qui sta la cosa strana. Ha chiesto di parlare con me. Lo sai che lo conoscevamo, o almeno conosciamo i suoi genitori. Non mi direi che è il figlio del generale Donati? Proprio lui. E che ti voleva dire? Non lo saprò mai. Era morto quando sono arrivato all'ospedale. È un vero peccato, mi dispiace per lui. Ma mi dispiace di più per i suoi. È stato riconosciuto, vero? Sì, non ci sono dubbi. Ciao, Daniele. E Moretti, noi siamo pronti, quando vuoi. Vengo subito. Perché non te ne torni a letto, tu che lo puoi fare? Vorrei essere al tuo posto. Ugo. Chi può aver sparato al ragazzo? Chi altro, se non un complice? Se sono tutti morti. Ce ne saranno stati altri. Non potrebbe essere stato il giustiziere? Vedo che ti sei fatto influenzare dalla pubblicità che fanno i giornali. Ma il giustiziere esiste o no? Ci crederò quando lo vedrò. Ciao. Ehi, hey, giusto a te. Hai fatto bene a venirmi incontro. Sti pacchi sono pesanti. Dammi una mano. Dico che si sono scatenati e se non li fermiamo si scanneranno tutti e l'inchiesta non ne ricaverà niente, anzi. Va bene, ci sentiamo dopo. Ciao. Walter, Walter, un momento, per favore. Buongiorno, Manfredi. Che succede? Mi scusi se la disturbo. Mi permette innanzitutto di farle le mie condoglianze. Grazie, è molto premuroso. Ha bisogno di qualcosa? Ho un po' di premura. Sì, capisco. Ma io volevo parlarle di Sandra. Oh, lo so, forse questo non è proprio il momento adatto, ma... vede, io avrei bisogno di recuperare. Recuperare? Non capisco. Si spieghi meglio. Vede,
Il giorno... Sì, il giorno della disgrazia io ho prestato dei soldi a Sandra e ora dovrei cercare di recuperare in qualche modo. Non facciamo tante storie. Quanto ha dato a mia sorella? Beh, effettivamente non so come mi sia lasciato convincere, ma Sandra mi ha detto di averne tanto bisogno e io le ho dato 1 milione. Cosa? Sì, lo so che non avrei dovuto, ma l'ho fatto. Ecco. Brutto bastardo! Sempre che sia vero, mi devi spiegare perché avresti prestato 1 milione a una ragazzina di 17 anni. Ho cercato di spiegargli le cose. Ho detto la verità. Dovete credermi. Non volevo darle tutti quei soldi, ma lei è stata molto convincente. Vecchio porco! Non ti permetto di parlare così di mia sorella! Come le devo far capire che praticamente sono stato io ad essere sedotto? Altro che ragazzina quella! Portatemelo via. Ma come si può credere a una cosa del genere? E chi mi dice che non sia stato lui ad ucciderla per evitare che lei lo denunciasse? Magari fosse tutto così semplice. Purtroppo credo che questa storia sia vera. Ma che dice? Ti avrei convocato domani perché le vedessi. Il caso ha voluto così. Guardane. Così capirai quello che voglio dire. Ah, grazie. Non credere che non ti capisca, sai. Ma tua sorella non può essere stata uccisa solo per quelle foto. Evidentemente è stata coinvolta in qualcosa di più pericoloso e le fotografie c'entrano solo in parte. Ora tu puoi aiutarci a ricostruire i movimenti di tua sorella negli ultimi mesi. Se mettiamo le mani su chi l'ha uccisa, credo che tutta questa faccenda sarà risolta. E di quel porco di Manfredi che volete farne? A meno che tu non sporga denuncia. E poi, a che servirebbe? Non credo che potremo perseguirlo. Mi spiace, ma è così. E ti do un consiglio, dimenticalo. In un certo modo anche lui è stato vittima delle circostanze. Pensa piuttosto ad aiutarmi.
Edgar Allan Poe, grande maestro del secolo scorso, sia nel campo della poesia sia in quello della prosa, ha saputo trarre strane melodie da quell'antico liuto che era la lingua inglese. Sì? Pronto? Le più nuove ed affascinanti melodie appartengono ai Tales of Mystery and Imagination di Alan Parsons, che da abile businessman ha capito l'importanza e la commercialità dell'opera di Poe. La gente ama la letteratura dell'orrore e i film quali King Kong, Psiche e Terremoto. Valeva dunque la pena di... Beh, non hai detto che volevi parlarmi? Senti, brutta stronza, t'ammazzo se non mi dici come sono andate le cose. Ma cosa dici? Ma di che cosa parli? Ho visto le foto, capisci? E so tutto, tutto, puttana. E so anche che è colpa tua, disgraziata. Ma non posso parlare, mi ucciderebbero. Non ce ne sarà bisogno, perché sarò io ad ammazzarti. Ma se sei solo un po' intelligente, prima mi dirai come sono andate le cose. Così te ne porterai appresso degli altri. Dai. No, no. Su, parla. Parla, puttana! Un anno fa, prima delle vacanze di Natale, io e Sandra siamo andate ad una festa. Una festa come tante altre. C'era molta gente, ci hanno fatto bere molto. Io non so esattamente come siano andate le cose, non l'ho mai saputo. Potevano fare di noi quello che volevano. Maledetti, la pagherete! La pagherete tutti! Basta così, Walter. Basta così. Hai fatto un buon lavoro. Adesso tocca a noi. Segui la mia auto. Si è atteso nel suo ufficio. Il commissario Moretti è atteso nel suo ufficio. Il commissario Moretti è atteso nel suo ufficio. Ho capito. Questa è la storia nelle linee generali. Ma ora dovrai dirci tutto il resto. Nomi, indirizzi, tutto quello che sai. Mi ammazzeranno, mi ammazzeranno. Questo è poco ma sicuro. A meno che noi non arriviamo a prenderli prima. Mi sono spiegato? Non voglio dire altro. Ti uccideranno ugualmente. Per loro hai già detto troppo. Ma è possibile che non ti rendi conto che se tu avessi parlato prima, con ogni probabilità, Sandra sarebbe ancora viva? No! Avanti. Tu qui? Te l'avevo detto di non cercarmi. Non voglio che nessuno ti veda qui. Lei non ha idea, avvocato, di quanto io sia contento di rivederla. Abbiamo molte cose da raccontarci, ma questa volta alla centrale. Portala via. Non canti vittoria troppo presto, commissario. Mi può accusare soltanto di aver avuto dei rapporti con una minorenne. Senta, non le permetto... Avvocato! Marta Borletti. Non si metta in testa delle strane idee. Io amavo quella donna, commissario, e non c'entro con la sua morte. Chi la ricattava? Eravamo tutte e due vittime dello stesso ricatto. Sì, sicuro, è lei, ne sono certa. Bene, porta in macchina, io vengo subito. Accidenti. Sono senza sigarette, torno presto.
Le assicuro che non li conosco. So come funziona la cosa, ma niente altro. Hanno delle foto con le quali ci ricattano. Ma il più terribile è che sono i soli che ci possono rifornire di droga ad un buon prezzo. In cambio, combinano degli incontri un po', come dire, particolari. E il più delle volte non ci rendiamo nemmeno conto con chi abbiamo a che fare. So che ci guadagnano bene e in due modi. Sia per gli appuntamenti che per la roba che riescono a smerciare. Perché prima o poi i nostri clienti imparano a drogarsi. E sapresti indicarmi uno di quei posti dove vi incontravate? No, davvero. Ogni volta era un posto diverso. Come avvengono i contatti? Per telefono. Sono sempre loro a chiamarci. Ti danno un indirizzo e basta. Arrivi là e trovi la tua bella dose pronta. Quando ti riprendi è già tutto successo. Ora, se permetti, prendo le mie cose e me ne vado. Come ti avevo detto prima, sono molto impegnata. Sei ferita? Non è niente, è passata. Ehi, che ti succede? Dove cazzo sei stato, disgraziato? Hanno ucciso Maria per colpa tua! Dai, stupido, monta! Devo raggiungerli! Pronto? Danieli, mi senti? Che succede? Maria è stata uccisa mentre ero in teatro. Walter si era allontanato un momento. Hanno anche cercato di uccidere la ballerina. Ne ho riconosciuto uno, un certo Piero Bosè. Si sono accorti di te? No, non ancora almeno. Avviso la centrale per rinforzi. Come vuoi, ma non sarà facile sorprendermi. Capiterà l'occasione. Stai tranquillo. Ma è necessario lasciare la città. Come devo dirtelo che mi ha visto in faccia? O vuoi aspettare qui per vedere come va a finire? Porca vacca. Proprio adesso che le cose si stavano aggiustando. Chi era quello con Maria? Non lo so. Credo il fratello di Sandra. Attenzione, attenzione. Qui Beta 5. Mi trovo in via Pomba, angolo via dei Mille. Si sono fermati davanti al numero 14. Ricevuto, arriviamo. Molto bene. Chiudo. Li abbiamo in pugno. Ma dove è finito? Thank you.
Hai visto che mi hai dato l'occasione? Senti, sono della polizia, ho bisogno della tua moto. Cosa? Beh, visto che con le buone non funziona. Ladro! Poliziotto! Inviare due volanti e una ambulanza, passo. Ricevuto, provvediamo subito. Passo e chiudo. Auto 2, auto 27, portarsi urgentemente in via Pomba 14, dove troverete il commissario Moretti. Hai visto che macello? Non solo abbiamo beccato quei due, ma siamo riusciti a farli decimare tra di loro. Divertente, vero? No, a quanto pare. Si può sapere cosa ti rode da qualche giorno? Non voglio parlarne. Il medico dell'ospedale mi ha detto che Sergio era ancora vivo quando sei arrivato. Io so che tu sai. Ed è tutto quello che hai da dirmi. Non ti aspetterai da me spiegazioni o delle scuse. Non sono il tipo. Ma che tipo sei, Ugo? Sono anni che ti conosco. E non avrei mai pensato. Risparmiami le tue scene sull'amicizia. Ci vediamo domani, ciao. Dove credi di andare? Come speri di risolvere la cosa? Non c'è niente da risolvere. Deve continuare così per il bene di tutti. E sono sicuro che tu non direi niente, perché conviene anche a te che ci sia qualcuno che faccia un bel ripulisti. Non finisce così, Ugo. Pronto centrale, qui commissario D'Amico.